Niente. E Nuke in giro con lo sparino. La mia visione si è spostata su MJUKEY, che è Master JUKEY, che fa quello che vuole in questa partita. Riuccide Beppe addirittura. Una notevole efficienza del... quasi 70% d'efficienza per JUKEY. Sto seguendo Nuke da circa 5 minuti e è ancora in giro con lo sparino. Adesso si è dagnato di prendere il flak. E fragatez! È fragatez che si era preso 3 missili in faccia da JUKEY. Oh! Gran Luca ha ucciso il Beppe. Ora mi sposto su il Beppe con la mia visione. Il Beppe gira con il martello, attenzione, vuole smartellare. Smartellare un avversario che è lì giù, non ho ben presente chi sia, probabilmente Tez. Ops! Grande spammata di Bio. Viene linkato due volte dai razzi, ma vediamo questo duello. La attenzione, attenzione alla frase di Cage, viene linkato dai razzi. Certo. Prossima belt a 57, vi ricordo. Commento tecnico di Cage. Attenzione a Luca, perché si sa deve essere incazzato e con un filo di vita cerca di seccare col culo, forse il Beppe, perché è l'unico che non gli spara contro, quindi... E dai, filo di vita! No, 93 ancora. 93 e 1 ancora di belt. Ma perché ha preso la ricarica, se no non c'è. Oh, no, no. Punti in meno, sì. Ora mi sforzo su JUKEY. Visto che i miei commentatori belt sono in 10 secondi sulla circa squadra avversaria. E JUKEY viene... E molto facilmente JUKEY fa la fine del topo lì. 32 di vita in belt. Vediamo. Un secondo. Va a raccogliere qualche arma un po' di... E grande fuga. Comunque, niente, Luca forse sta ingranando, chissà. Sta prendendo il sacco, un sacco di missilate sulla coppa, però JUKEY stanno soffrendo i ragazzi dell'est, chiamiamoli così. Attenzione, perché nella casa di uno dei commentatori si è sviluppato un odore di cimice assurdo. Odore di cimice? Il commentatore Frater Dacia ha schiacciato una cimice coi piedi in questo momento. Ah, non è che ti sta camminando in faccia, no? No, no. Luca, mini e ampli. Vediamo se riesce a recuperare qualche frag. Per me c'è tanto che non riesce a morire. Attenzione, Luca, attenzione. E dalla libera, vediamo che mega fail. Oh! Ricordiamo che in giro c'è la belt. La belt è appena uscita, ma il Beppe se n'è andato. È scappato. Belt is for noobs. E lui la lascia in Abby. Aspetta che ritorna. Poi ho sbagliato un po' il timer, visto che l'ho sicuramente circa 10 Luca lo secondi. Stava infamando. Beppe, la belt, porco Dio. No, oh no, questa è tutta una tecnica per distrarre gli avversari, dai. Certo. Fargli perdere il timing. Gli avversari camminano uno dietro l'altro e non si vedono. Numeri uno. Tra l'altro cammino uno dietro l'altro, non muore nessuno dei due. No, esatto. uno è morto. Bene. Beppe. Beppe, ragazzi, sta dominando il match. Se non fosse per Beppe, che problema per la squadra. Per gli Arizona che... Sport. Quella roba che sembra una parolaccia alla fine è più una cazzata, secondo me, perché... Perché ci sono solo Beppe e Nuke in quel clan. Esatto. Un gran clan. Difendono la belt, i blu. E lo fanno, e fanno. Ma la belt... Alla belt manca ancora 10 secondi, qua. E Beppe guadagna l'ampia. Su Tez con la visione. Tez lascia Nuke giù che deve andare a prendere lo sniper. Si sente un ampli in lontananza, probabilmente. No, è il Beppe. È il Beppe che l'ha fregato prima. Attenzione, guarda che track. Muore, devo dire che Tez è riuscito bene. Sì, ha anche trackato un bel po' e probabilmente ha fatto danni alla squadra avversaria. Con la pistola e poi viene ucciso un avversario lontano che probabilmente era Beppe. Attenzione al Beppe. Era Nuka, scusate. Beppe 4 in tempo di vita a leggere. E niente, Beppe viene ucciso inesorabile. Da, JUKEY. I blu mantengono il loro distacco. JUKEY scende per farsi uccidere. Ora Tez, la visuale passa su Tez.
5 minuti dalla fine, 32 a 30. Passerò una visuale a telecamera in terza persona, volante. Eh beh, questa mappa purtroppo è un po' scomoda. Bene, sì, anche perché Luca gioca prima mappa deck, seconda mappa deck, terza mappa deck, quindi guardo dall'alto, mi metto ampli fuori, Nuka belt e ampli. Nuka belt e ampli potrebbe anche essere. Comincia a traccare di Link. Vediamo di carpire un po' le tecniche. Vediamo il Beppe con l'Hammer che cerca di farsi un nemico. Attenzione, i blu si avvicinano tutti e due. Due kill. Le colonne si dividono in questo momento. Uno presente. Bella! Bella spammata! Nuka su Beppe. Attenzione, seguo un giallo adesso. Non conosco chi sia. Qui si è attuato al Soul Flag. Prende le ampolline. Pam pam. Probabilmente morirà. Ho preso un'ampollina. Ma chi morirà? Attenzione. Guarda, attenzione, mi sono preso io con la telecamera due razzi in faccia. Ora seguo. Tess non vede tipo, la spanta, si fa uccidere. Tess uccide. Sembra stiano scaldando finalmente i motori come si deve, tutti e due player del team ESL. Deve andato a fare un salto su deck per ricaricarsi. Ah, ecco. Non lo vedo per la mappa. Deve aver cambiato un attimo server. Allora, visione sul dark, lo guardo in prima persona. Attenzione, una sicurezza nel movimento del mirino. È già la seconda spammata che Nuka tira al Beppe. La prima volta con l'ampli l'avevo lasciato con 10 di vita. Adesso con 21 l'ho lasciato. Però Beppe acquista la bella. Attenzione, la prima volta, A 3 minuti dalla fine, Nuka e Beppe sono in vantaggio di 3 punti. Tess comunque non molla la mappa, Lui va via col suo mini, cerca di tenere a bada soprattutto la zona del rocket. Oh! Oh là là! Rischia due rocket. Ma chi? Peppe con Tez dietro che tirava. Guardando Tez. Ragazzi. Giù che double kill. La prima double kill di questa partita. Partita molto tirata. Allora giù che prendono la belt, i blu. La belt 2 minuti dalla fine potrebbe essere rischiosa per i rossi. Sono comunque ancora però in vantaggio i rossi. Una buona situazione, 2 contro 1 contro te. Praticamente 38-35. Sta giocando 3 contro 1. Cercano di stare un po' nascosti, devo dire, in questo momento i rossi, Manca 1 minuto e 24 secondi e sta 40-35 per i rossi. 41, Nuka kill the Tez. Nuka fa valere l'ampli. E dopo l'ampli se ne va. Attenzione, questo ultimo ampli qui. Beppe preso ha la aperto belt. Le distanze. Nuka kill the Tez. A questo punto che direi che non lo aveva notato. Giù che attenzione, 59 secondi dalla fine, 7 frag. Di distanza giù che viene altamente spammato dal telecombo. Grande giù che si prende due combo in piena faccia. Torna a addirittura ha tirato una sniperata al suo compagno di squadra, giù che e l'ha pure fatto headshot. Non sbaglio. No, no. Per fortuna l'ha evitato, altrimenti rimaneva lì. Secondi ormai dalla fine, 43-36 per Nuka e Beppe. 43-37, Beppe was moved. Che dici? No. Il Beppe was moved. È stato mosso, capito? Modenese, che è? Sì. Siamo giunti con l'Hammer che ormai ha lasciato andare gli ultimi 10 secondi. Attenzione, Beppe, troppa le armi. E credo che siano pronti per la foto di gruppo. No, loro tirano fino all'ultimo. GG.
GG alla squadra blu e GG alla squadra rossa. Vincitori della prima partita in campground. Comunque Nuke ha fatto cagare, possiamo dirlo apertamente. E con il suo 46% d'efficienza solo negli ultimi 5 minuti alla fine, perché tutta la partita stava ancora aspettando lo schermo che si accendesse. Cioè. Ottima partita di Juke invece, che chiude in positivo.